Career Day all'Università di Urbino, diversi i giorni dedicati a studenti, studentesse, laureandi e laureande per incontrare le aziende. Non solo la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro, nei giorni passati numerosi i workshop, le tavole rotonde, laboratori per arrivare a presentarsi al meglio al mondo del lavoro. Sicuramente il Career Day forma e dà la possibilità di mettersi in contatto con realtà medio, grandi e importanti. Quindi questa possibilità che abbiamo con Urbino di relazionarci e trovare magari un punto di svolta per la nostra carriera già a partire dall'ambito studentesco è sicuramente importante, un'occasione da non perdere. Sì, qui abbiamo tante aziende riunite, finalmente i ragazzi hanno il one to one con queste aziende, è un'occasione per loro, un'occasione per vedere che cosa il mondo produttivo offre e le loro opportunità. Quindi è un appuntamento che noi ci diamo in continuazione e anche quest'anno mi sembra abbia successo visto la quantità di gente che c'è. Crainox è sempre vicino al territorio, si amalgama sempre di più con quello che è anche il tessuto sociale. Occasioni come questa sono importanti per farsi conoscere, per conoscere magari i professionisti di domani. Certo, allora noi dobbiamo pensare che purtroppo una delle cose che non ci sta aiutando è la demografia. Noi stiamo subendo un calo demografico come territorio che è impressionante, ma abbiamo anche tutti gli strumenti per poter migliorare la situazione e l'università è un elemento focale in questo e la collaborazione tra università, aziende, istituzioni è fondamentale per raggiungere dei risultati di miglioramento della performance delle aziende e quindi trovare personale preparato. Una giornata importante, uno dei tanti appuntamenti che unisce le industrie con gli studenti, importante e fermento anche per Confindustria. Beh, il fermento non manca, si sente qui alle mie spalle, vuol dire che i giovani comunque stanno muovendo e stanno cercando. L'impegno che stiamo approfondendo anche insieme all'università ma a tutti i generi di scuole è soprattutto quello legato proprio alla carriera e fare carriera, visto che è intitolato al Career Day. E dobbiamo arrivare sempre di più anche a dialogare con le famiglie, lo abbiamo iniziato a fare anche con delle giornate come quella che abbiamo fatto la settimana scorsa, intitolata proprio ai giovani delle scuole medie che devono scegliere le scuole superiori e poi a seguire eventualmente anche l'università, perché è da lì che non si devono creare fraintendimenti, lì il giovane deve essere libero di scegliere in base alla propria inclinazione e al proprio talento, quindi meno costrizioni ci sono, meno compromessi il giovane deve poi accettare per la sua carriera. Questi due mondi devono dialogare e ci stiamo impegnando a fare questo. Una giornata importante che possiamo dire essere conclusiva di una serie di giornate dedicate agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo Ducale per presentarsi al meglio, farsi conoscere dalle aziende del territorio e non solo. Sì, queste giornate sono quelle che anche nel mondo anglosassone si chiamano job market, cioè sono degli incontri, in questo caso diciamo fisici, tra chi domanda lavoro e chi offre lavoro. E quindi è un impegno che portiamo avanti da tanti anni, non ricordo neanche se, ma almeno 25 anni che facciamo questi eventi. Dall'anno scorso ne facciamo due in un anno perché ci siamo resi conto che c'era delle esigenze sia da parte delle imprese che stanno cercando lavoro e spesso non lo trovano, quindi organizzargli questi eventi agevola il loro compito. E dall'altro lato ovviamente un servizio per le nostre studentesse e i nostri studenti, perché è un modo per far venire qui le imprese. Ecco, viviamo in una realtà dove ci sono poche imprese localizzate a Urbino, quindi il fatto di farle venire qui agevola, insomma, riduce gli spostamenti dei nostri studenti e delle studentesse.